darei subito il via all'Enel Italia per partire con il consiglio di questo lunedì. Anche ad Arezzo, il primo consiglio comunale telematico, tutti i consiglieri e membri della giunta da casa si sono infatti collegati ad una piattaforma online per una seduta in qualche modo storica in piena emergenza coronavirus. Oggi andremo a presiedere una seduta di consiglio comunale storica, fuori dal palazzo comunale e collegati in videoconferenza, ognuno da casa propria. Questa emergenza ha causato più di 20.000 vittime ed ha condizionato anche i lavori di questo consiglio. Ma l'attività amministrativa non può fermarsi, deve continuare a dare risposte e vicinanza alla nostra comunità. In questo momento, come rappresentanti di tutti i consiglieri comunali, voglio ringraziare tutti i medici, infermieri, OSS, in prima linea nella lotta al Covid, insieme all'associazione di volontariato e a tutti i cittadini che in questi giorni si sono resi disponibili per aiutare le persone più bisognose. Un ringraziamento va anche a tutti quei lavoratori che in questi giorni non si sono mai fermati, continuando a fornire quei servizi essenziali di cui noi tutti abbiamo bisogno. Un grazie anche a tutti i cittadini che hanno seguito le regole e sono usciti solo per emergenze, bisogni essenziali, seguendo il consiglio di non uscire di casa, se non strettamente necessario. Tutti noi bramiamo un ritorno alla normalità. Un pensiero anche ai bambini che non possono divertirsi con i propri amici, ma oggi bisogna resistere e continuare a seguire le regole per poterci abbracciare più forte quando tutto questo sarà finito. Adesso chiederei a tutti di stare un minuto in silenzio per ricordare le vittime di questa pandemia e per essere vicini ai parenti e amici che hanno perso il loro caro senza nemmeno poterlo salutare per l'ultima volta. L'emergenza sanitaria e poi quella economica sono state ovviamente al centro del Consiglio Comunale, che ha approvato due atti di indirizzo distinti, seppur simili nelle proposte, contenenti misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19, uno presentato dai consiglieri d'opposizione Luciano Ralli e Francesco Romizzi ed il secondo dai capogruppo di maggioranza. Tra le varie proposte contenute nel documento presentato dal centro-sinistra figurano la sospensione immediata di tasse ed imposte comunali e la possibilità di spalmare quanto dovuto in più rate, chiedere poi a Estra e Nuove Acque di adottare lo stesso comportamento. Il centro-sinistra ha poi chiesto di discutere con la Camera di Commercio, le categorie economiche ed il sistema bancario la possibilità di uno stop al pagamento dei mutui, ma anche promuovere la riconversione delle aziende tessili disponibili per produrre mascherine ed infine posticipo della prima rata Tari, riduzioni e agevolazioni per il pagamento del IMU, riduzione della COSAP e riduzione dei trasferimenti di liquidità alle fondazioni. Nell'atto di indirizzo, illustrato dal centrodestra, invece si auspica, tra l'altro, la predisposizione di uno strumento finanziario di intervento che renda possibile una riduzione della Tari a favore delle attività commerciali e artigianali che sono state oggetto dei provvedimenti governativi di chiusura e non hanno proseguito la propria attività. Il centrodestra ha poi proposto anche la verifica di forme di finanziamento meno onerose per i contribuenti riguardanti l'IMU, la destinazione della quota utile 2019 di Nuove Acque a copertura di interventi a favore delle utenze più in difficoltà, la valutazione di misure ad incrementare le risorse destinate al fondo buoni spesa, ma anche la revisione degli interventi del piano di opere pubbliche coerente con lo stato di emergenza. I capogruppo di maggioranza infine hanno proposto l'attivazione immediata di procedure che consentano di svolgere incontri con tecnici istruttori di pratiche edilizie ed urbanistiche attraverso videoconferenza. Entrambi gli atti di indirizzo prevedono comunque la costituzione di un tavolo permanente di confronto con associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, istituti di credito ed imprese.